Rassegna stampa di oggi 2 agosto 2018, cari amici, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta GTV. In studio con voi Rosario Moreno. Strage di Bologna, no, scusatemi, Foa. Salvini dice se Forza Italia sceglie il PD, chi è di centrodestra venga nella Lega. Berlusconi dice dobbiamo andare d'accordo. Forte dei sondaggi che vedono il Carroccio toccare quota 30%. Il segretario lancia il richiamo a quanti Forza Italia valutano l'ipotesi immigrazione. E avverta la fine del centrodestra, non siamo noi a volerla. Mulè dice se la Lega vuole rompere su questo padrone di farlo, si assumerà la responsabilità. Mafia e il tesoriere di Messina Denaro, sequestrato e 60 milioni a imprenditore, finanziamenti anche da Banca Etruria. Giovanni Savalle non era mai stato coinvolto in inchieste su Cosa Nostra. Oggi sono scattati sigilli su 22 complessi aziendali, 12 pacchetti di azioni, 28 rapporti bancari, 47 fabbricati, 8 auto e la struttura dell'ex resort Kempinski di Mazara del Vallo. Per il finanziere, grazie ai rapporti con Alberto Rigotti, membro del CDA fino al 2010, ottenne soldi da Banca Etruria mentre le sue aziende erano prossime al fallimento. Strage di Bologna, Bonafede alla commemorazione dice verità è un obbligo morale, finora stato negligente, ora fatti. C'è un obbligo morale prima ancora che politico che ci guida, giungere a una verità certa, libera da zone grigie e sospetti. Questo è l'unico vero modo di onorare le vittime e realizzare le legittime e sacrosante richieste dei loro familiari. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo intervento in Consiglio Comunale all'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto, rivolgendosi ai familiari delle vittime. Papa dice pena di morte, inammissibile cambio a catechismo della Chiesa Cattolica. La svolta del pontefice con un rescritto a firma del cardinale Luis Ladaria dice la Chiesa insegna alla luce del Vangelo che la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. La precedente versione risale a Wojtyla, non escludeva invece il ricorso alla pena capitale. 'Ndrangheta, arrestata la criminologa Angela Tiburlo per concorso esterno. La DDA dice era al servizio delle cosche. Secondo gli inquirenti si prodigava per corrompere i periti che dovevano certificare l'incompatibilità al regime carcerario degli affiliati alla cosca Cacciola di Rosarno. Ad alcuni offriva soldi, ad altri invece garantiva prestazioni sessuali con le escort messe a disposizione dalle famiglie mafiose. In totale sono 45 gli indagati destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP di Reggio Calabria. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.